Allora, sono Clarissa e sto svolgendo il servizio civile presso l'Associazione Domenico Allegrino. Ho avuto il piacere di poter partecipare al progetto Io mi ricordo e ho avuto la possibilità di ascoltare molte storie di vita quotidiana di tempi che comunque, cioè, andati, che non avrei mai vissuto. Devo dire che l'aspetto principale che mi ha colpito di tutte queste storie era il ricorrente tema della fatica e del sacrificio. Ho riflettuto sul fatto che oggi noi giovani che magari studiamo e lavoriamo siamo convinti di fare chissà quale grande sacrificio, nonostante comunque nel momento in cui torniamo a casa abbiamo cibo in abbondanza, diversi modi per poterci rilassare, se ci va magari il fine settimana ci andiamo a fare anche la gita fuori porta. Invece, cioè, le storie di queste persone parlavano di una fatica e di un sacrificio reale. Cioè, ho sentito storie di persone che hanno iniziato a lavorare veramente da quando erano molto piccoli, che erano bambini, un signore che si svegliava alle 3 di notte per andare a fare il turno al forno e dopo tornava a scuola, un altro signore invece che magari si svegliava la mattina prestissimo per badare alla campagna al bestiame e dopo si faceva addirittura 10 chilometri a piedi, andata e ritorno, pur di andare a scuola. Un'altra storia che mi ha colpito tanto è stata anche quella signora che per potersi comprare il suo primo paio di scarpe è andata a lavorare in fabbrica. Cioè, ripeto, quello che mi ha colpito di più è stato proprio il sacrificio e la fatica reale che queste persone hanno dovuto affrontare pur di potersi realizzare nella vita. E questo mi ha dato modo di pensare che sì, noi giovani oggi stiamo vivendo un periodo particolare, socialmente e culturalmente possiamo definirlo difficile, però queste persone comunque venivano dal dopoguerra e nonostante il vero sacrificio comunque sono riuscite a realizzarsi sia nel lavoro che nella vita personale. Infatti molti di loro vantano delle carriere estremamente brillanti e delle bellissime famiglie. E quindi ho pensato che, cioè, in questi giorni, dopo questo progetto, ho pensato che forse dobbiamo impegnarci noi giovani un po' di più per raggiungere i nostri obiettivi. Che il sacrificio non è evitare di andare a mangiare la pizza il sabato, ma è ben altro. Bene, Clarissa, tu hai citato la guerra. Secondo te i tuoi coetanei, i giovani, hanno timore di una guerra? Allora, con tutte le notizie che ci vengono oggi al telegiornale, devo dire che almeno nel mio piccolo gruppo di amici questo tema è abbastanza ricorrente. Però la paura che abbiamo è comunque una paura più dell'ideale di guerra, ecco. Non abbiamo paura di qualcosa di concreto come il poter sentire la fame, il poter vivere la povertà, la paura di perdere qualche nostro caro. Penso che la paura che abbiamo noi oggi della guerra sia una paura un po' idealizzata, ecco, mettiamoci, cioè, di un'idea che abbiamo della guerra, però secondo me non abbiamo minimamente, cioè, la concezione concreta di quello che potrebbe essere la vera paura della guerra.